Sì, ho lasciato per ultimo il tema del corporate advisory, in quanto è quello più strategico e anche più coerente con la giornata di oggi. In sostanza, noi come Mediolanum abbiamo deciso di diventare banca d'affari andando a colmare un vuoto che c'era di assistenza per le aziende, per quelle che vengono definite le PMI, quindi aziende che vanno dai 10 ai 50 milioni di euro. Le grandi banche d'affari italiane, ma anche quelle elvetiche o quelle americane, generalmente si sono sempre occupate delle aziende di fatturati più importanti, trascurando un attimino, anche per un discorso di economia di scala, la presenza e l'assistenza nelle PMI. Noi proprio lì ci vogliamo inserire, anche alla luce di una considerazione che parte dal grafico che vedete alle spalle. Voi vedete quanto le risorse bancarie negli Stati Uniti 20-25 anni fa pesavano relativamente alle risorse utilizzate alle aziende, cioè in sostanza abbiamo un dato per il quale vado a memoria, nel 94 l'80% delle risorse che utilizzavano le aziende proveniva dal sistema bancario e erano residuali invece le risorse che arrivavano attraverso delle forme alternative che negli Stati Uniti sono chiamati credit funds. A distanza di 25 anni il rapporto si è invertito, quindi la presenza della finanza di provenienza bancaria è diventata residuale, mentre più significativa è diventata la presenza dei credit funds, quindi di forme di finanziamento alternative. Dico questo perché anche il tema dell'internazionalizzazione che oggi trattiamo è un tema che va portato avanti unitamente a un'analisi di natura finanziaria. È chiaro che grossi progettualità di sviluppo, anche da un punto di vista di internazionalizzazione, devono essere supportati dalla finanza. Dobbiamo tenere presente che c'è in atto un processo di disintermediazione del sistema bancario, quindi spesso e volentieri tutte queste operatività non saranno più supportate con i mezzi classici di natura bancaria, ma dovranno essere supportati in maniera diversa, ad esempio tramite l'accesso al mercato di capitali con quotazioni piuttosto che l'emissione di bond, e noi su questo aspetto siamo molto presenti e vogliamo dare il nostro contributo per rilanciare il nostro paese. A tal proposito, voi sapete che il fenomeno degli ultimi mesi è quello che riguarda i piani individuali di risparmio, quindi queste grandi risorse sono state raccolte più di 10 miliardi lo scorso anno, di cui più di un 30% è la quota che ha prodotto Banca Mediolanum. Tutte queste risorse sono risorse pronte ad essere investite, ad essere destinate alle aziende per progetti di sviluppo. Siccome Doris prevede che nei prossimi anni avranno più di 1500 quotazioni, io dico, ma qualcuno dovrà portarle queste aziende in borsa, e perché non noi? Cioè, voglio dire, quello che è stato detto prima, il lavoro di squadra, le sinergie, consiste proprio in questo, cioè di cogliere dei macro trend come questo, l'accesso nel mercato di capitali da parte del PMI, per fare ognuno la nostra parte, per fare la differenza sul territorio, per dare anche ai nostri figli un mondo migliore rispetto a quello che i nostri padri ci hanno lasciato. Chiudo con un riferimento a quello che è la vostra professione. Questo è un articolo di Bloomberg di qualche giorno fa, e leggendo questa analisi viene detto praticamente la stessa cosa, cioè la stessa strategia che le banche stanno portando avanti approntando wealth management è la stessa strategia individuata per gli avvocati. Si dice l'avvocato non deve più essere il professionista a chiamata che va a lavorare su un singolo tema, ma deve essere un professionista che accompagna l'azienda e l'imprenditore sui temi strategici di lungo periodo, e per fare questo ha bisogno di partner. Noi siamo qua, siamo sempre presenti sul territorio perché ci proponiamo di lavorare al vostro fianco per portare valore alle aziende, per portare valore al territorio. E con questo vi ringrazio, buona giornata.